Buonasera e benvenuti a Box Salute, vale a dire una serata in compagnia del dottor Piero Mozzi. Questa sera è una puntata davvero speciale perché celebriamo i nostri 8 anni insieme, 8 anni del dottor Piero Mozzi in televisione. È stato quasi un matrimonio che è andato avanti senza intoppi, anzi ci vogliamo bene più che mai e soprattutto siamo convinti di svolgere, di fare un buon servizio al nostro pubblico e di aver cambiato un pochino la testa dei nostri telespettatori, in bene naturalmente. E cosa posso dire? Questa sarà una puntata speciale anche perché non affronteremo un argomento unico, ma come abbiamo già più volte ribadito anche nel corso degli spot che pubblicizzavano questo evento, avremo una puntata, una serata a tema libero. Quindi ci chiamerete, ci direte quali sono i vostri problemi del momento, ci racconterete le vostre abitudini alimentari e soprattutto parlerete col dottor Mozzi. Cosa possiamo dire, Gianni? Ma io direi quale auguro che buona questi serata, 8 anni ovviamente hanno davvero costruito una coscienza della salute. Ecco, questo è il punto. Perché secondo me importante. È proprio la coscienza della salute che dobbiamo costruire. Però voglio fare pubblicamente un apprezzamento a Piero, non perché è un mio carissimo amico, ma perché lui ha dimostrato che senza i paroloni della grande scienza, senza i discorsi fantasmagorici, con la semplicità, la chiarezza e con le cose di tutti i giorni si può guadagnare in salute. Questo è il grande pregio di Piero. Io non l'ho mai sentito usare dei paroloni, no, anzi, mai. Veramente... Ha sempre usato la massima chiarezza. La vera chiarezza, Piero, sta nella semplicità. Infatti, e la cosa, come diceva Gianni, la cosa importante è proprio questa consapevolezza che in questo percorso più o meno lungo, ovviamente non tutti ci seguono da 8 anni, molto pubblico si è aggiunto strada facendo, soprattutto penso anche in conseguenza dell'ampliamento anche del nostro segnale a tutta la Lombardia e anche altre regioni, altre province limitrofe. Beh, insomma, devo dire che la cosa importante è che abbiamo preso via via coscienza che la salute dipende anche dalle nostre scelte quotidiane e quindi abbiamo un ruolo attivo nella nostra salute. Per me 8 anni fa sono stati veramente dei momenti anche un po' difficili, perché abbandonare le nostre abitudini alimentari non è poi così semplice, fidarsi, sperimentare non è cosa semplice, non è da tutti. Devo dire che in questo percorso ero già stata aiutata e anche un po' introdotta dal mio incontro con la naturopatia e questa sera abbiamo organizzato veramente, abbiamo voluto ricreare un pochino quell'incontro di 8 anni fa. Oltretutto c'era la neve, anche in quel periodo c'era freddo e quindi insieme al dottor Piero Mozzi, che saluto, voglio un'inquadratura proprio su di lui perché sta sorridendo sotto i baffi e la barba. E c'era anche un'altra persona, non era Box ma era al Laboratorio Salute ed era Marco Zigliani con noi, naturopata che io tuttora stimo moltissimo, è la mia guida, devo essere sincera, quindi ringrazio per essere qui con noi e vorrei che proprio magari con la testimonianza diretta di Marco e del dottor Piero, della nostra prima volta insieme, che è testimoniata poi anche da una registrazione televisiva, eravamo un po' sbigottiti, c'era anche la dottoressa Pomini, però questo personaggio ci ha colpito, il dottor Piero ci ha stravolto un po', ce l'avevano presentato come un medico un po' bizzarro e naturalmente ci ha un po' scioccati, ma abbiamo potuto apprezzare fin da subito la sua forza, la sua vitalità. E quindi forse prima di farli parlare loro direttamente, salutando anche Carlotta, che è pronta, scatenata con le note in mano delle vostre telefonate, con un blocco che è ancora vuoto per fortuna, sì, vero, ma si riempirà, vorrei passare la linea alla regia per mandare in onda uno spezzone breve, ma come posso dire, abbastanza sintomatico di quello che abbiamo provato 8 anni fa incontrandoci. Adesso è il momento anche di cedere subito la parola a Marco Zigliani per svelarci quale sarà il piatto forte di questa sera. E ho usato la parola piatto perché è una serata molto legata all'alimentazione, al cibo.
e alla nostra salute naturalmente. Certo, il nostro ospite, lo presento subito perché non sto più nella pelle, è il dottor Piero Mozzi ed è un medico molto molto speciale con il quale parleremo sicuramente di alimentazione, però il dottor Piero Mozzi è talmente eclettico che parlare solo di alimentazione sarà veramente pochissimo. Parleremo di salute in un modo molto molto più ampio e veramente molto alternativo. Poi parleremo anche, una cosa a cui tiene moltissimo il dottore, è veramente parlare con i telespettatori e rispondere alle telefonate. Quindi apriremo il telefono prestissimo, sentiremo dall'altra parte del teleschermo quali problemi ci sono, perché questa non è una puntata sulle diete, ma una puntata che attraverso il cibo, quindi la riflessione su quello che noi mangiamo, vuole parlarci di salute. Affronteremo anche delle patologie considerate gravissime. Il dottor Piero è famoso per questo, nel suo bellissimo, come posso dire, eremo di montagna, lui vive sull'Appennino, Bobbio, arrivano anche personaggi del mondo dello sport, celebrità, lui stesso è una celebrità e quindi la sfida è veramente aperta. Prima però permettetemi, abbiamo anche altri ospiti importanti da conoscere, di scambiare una battuta con Federica, perché so che sarà il nostro ostacolo maggiore, la sua formazione medica e il suo grande attaccamento ai fornelli, alla buona cucina, alle tradizioni gourmet, ci renderanno la serata un po' difficile. Però Federica ha promesso che starà molto attenta con la sua consueta intelligenza. Sarà brava. Sicuramente si lascerà. È un mio collega, anche lui è medico. Certo. Ecco, quello che voglio dire è che infatti il dottor Mozzi, pur avendo una formazione diciamo così classica, si è molto si è addirittura definito medico secondo natura. È giusto. Ecco, allora lasciamo il tempo alla regia perché noi facciamo le cose proprio dal vivo, senza troppa preparazione, siamo un po' ruspanti in questa televisione. Beh, dicevo che lasciamo il tempo alla regia di trovare il momento esatto in cui Piero si racconta e incomincia con le prime affermazioni importanti, presentandoci quelli che poi nel corso degli anni abbiamo definito i soliti noti, quali sono cioè gli alimenti che fanno parte della nostra cultura, della nostra tradizione, che però dobbiamo imparare a guardare con, se non con sospetto, almeno con particolare attenzione e limitarne il consumo o eliminarli del tutto nei casi più gravi. Che effetto vi fa rivedervi dopo 8 anni? Insomma, sì, ho la barba. Eravamo un po' più giovani, eh? Ho la barba decisamente un po' più bianca adesso. Il tempo passa per sì, tutti. Comunque, sì, comunque. Ragazzi. Ok. Sì, sì, sì. Allora fatemi un cenno, riusciamo a trovare le prime battute. Quando le trovate ci avvisate. Allora, io volevo dire... Esatto, sei qui per questo, per aiutarci. Qualcosa del dottor Mozzi, perché prima di conoscere il dottor Mozzi... In realtà ho conosciuto il Piero delle Mogliazze, perché quando l'ho conosciuto io era questo l'appellativo che sì, si dava a Piero. Ma anche adesso, tutti adesso, lo conoscevano come Piero delle Mogliazze. Sì. Ed è stato un incontro che sicuramente all'inizio ha lasciato un pochettino così, sorpreso, no? Però devo dire una cosa del Piero, che nonostante i suoi giudizi spesso siano molto categorici, no? Per cui lui ha un'estrema sicurezza di quello che dice, dietro le sue parole la cosa che mi ha veramente colpito è che non ho mai sentito una forma di giudizio sulle persone, e quindi anche quando le persone sostengono altre teorie o altre idee o altri tipi di alimentazione, magari lui dice che secondo lui è sbagliato, ma non ho mai sentito dietro questo un giudizio sulle persone. E questo è molto bello perché, nonostante la sua apparente ruvidezza, in realtà denota una grande capacità di accoglimento delle persone. Questo sì, vero, verissimo. Certo non è stato facile, soprattutto all'inizio non ci ha reso la vita comoda, le sue verità spesso non piacciono, vanno contro sicuramente agli interessi del mondo dell'agroindustria, insomma, in sostanza. E poi... lo sottolineavi anche prima dell'inizio, prima della sigla proprio, anche il mondo animalista non gli è molto grato, sì, perché spesso lui ci suggerisce di mangiare la carne, quindi per chi è vegetariano o vegano sicuramente è un po' qualche cosa di irritante questo suo invito.
Quindi vogliamo dire, non è sempre facile quello che lui dice, no, metterlo in pratica, poi lo sappiamo quanto ci costa fatica, e, però quando ogni giorno noi sentiamo parlare o ci troviamo di fronte a delle malattie serie che sconvolgono la nostra vita, che sconvolgono proprio anche i nostri affetti, ci rendiamo conto di quanto la medicina, che io comunque stimo moltissimo la medicina ufficiale, anche per lavoro sono spesso in contatto con medici, ricercatori, chirurghi, per cui sicuramente non ho un giudizio negativo sulla medicina, però la medicina spesso è impotente e non riesce a trovare le vere cause, non va all'origine del problema. Ecco, quello che Piero ci ha dato invece è stata proprio una chiave di lettura, capire che relazione stretta, profonda, intima, legata proprio al nostro essere, persone, esseri viventi, è questo legame con il cibo che introduciamo ogni giorno. Cibo e salute è veramente qualcosa di semplice, ma di così, sembra che l'umanità sia ottusa, non se ne rende conto e continua ad andare su una strada sbagliata, continua a ammalarsi, quindi anche l'impatto, ferirsi. Anche l'impatto non è semplice col Piero, perché quando ti dice quella cosa lì ti fa male, non bisogna mangiarla, spesso si rimane sorpresi, no, di fronte a delle dichiarazioni così categoriche. Sai, tutti gli abbiamo chiesto le alternative, no? Esatto. Invece con lui a volte non ci sono non le alternative. Bisogna eliminare una cosa e farne a meno. Ecco, questo mi ricordo che è stato un momento che ci ha resi un po' confusi. Abbiamo eliminato le cose col glutine e tutti ci siamo buttati però su alcuni cereali, quindi esagerando, sbilanciando la nostra alimentazione. Ma allora lasciamo parlare Piero per raccontarci che cosa è stato per lui poter parlare in televisione, avere questo canale preferenziale. Sì, insomma. Credo che sia stato una cosa di importanza fondamentale, perché la televisione è un mezzo, uno strumento che permette praticamente di divulgare in un modo proprio enorme le proprie conoscenze, e poter esprimere i propri giudizi che contemporaneamente sono ascoltati da tante tante persone. E certamente bisogna sempre tenere la testa sul collo, perché appunto, essendo uno strumento così importante per la divulgazione, bisogna stare veramente molto attenti a quello che si dice, perché le persone, già con quello che si scrive, c'è da stare molto all'occhio, ma soprattutto per quello che si dice in televisione, perché la gente oramai è abituata a prendere quasi per oro colato quello che sente che viene detto in televisione, e il rischio di poter fare anche dei danni non da poco. Perché se le persone non hanno poi gli strumenti per filtrare bene le cose dette, e per elaborarle, vi dicendo, ci può essere anche un qualcosa di molto molto negativo. No, devo dire che, anzi devo ringraziare e continuerò a ringraziare Telecolor. No, non era questo il senso della domanda. No, lo so perché e Telecolor ha piacere di essere identificata anche come la televisione della salute, la televisione ambientalista e la televisione anche del dottor Piero Mozzi. Ma perché ospitare una persona come il sottoscritto che dice queste cose, e bisogna avere un bel coraggio, nel senso che, visto il pensiero medico dominante, che è tremendo, è terribile, insomma, portare... Ma alcune cose erano molto più sconvolgenti 8 anni fa. Sì. In 8 anni è cambiato anche il clima. Sì. E anche in ambito medico oggi si sentono ripetere sempre più spesso le cose che lei ha detto 8 anni fa e che ci sembravano scioccanti, la dieta secondo i gruppi sanguigni, il togliere il glutine, quindi tutti i cereali che sono poi la base del... Il latte, i latticini, ecco. È stato sconvolgente e molto duro all'inizio, però oggi molti sono su questa linea. Però, tanto per dire, anche stamattina, la solita trasmissione su Radio Rai 1, che ci sono, la trasmissione è alle
alle 11:40 circa. I grandi medici rispondono. Stamattina l'argomento era: oggi giornataccia di maltempo, quindi c'è da stare in casa. In casa la radio serve per sentire un po' di notizie, vi dicendo. E c'era questa trasmissione e ho detto, dai, sentiamo cosa dicono. Era sulle patologie cardiocircolatorie. Una signora sui 55 anni, 58 anni circa, insomma, pone la domanda. Dice, come mai? Dice, ci sono in certi momenti già in terapia farmacologica per la pressione alta, come mai ci sono delle giornate in cui ho dei picchi di pressione elevata? Dice, allora io, dice, da sola prendo un diuretico. Ha fatto anche il nome del diuretico, beh, il Lasix, se vi dicevo. E chiedeva, come mai mi succede questo fatto? Che poi per 2 o 3 giorni ho la pressione costantemente alta anche con la normale terapia che facevo e contemporaneamente avverto anche senso di pesantezza, di fastidio allo stomaco, di nausea e via dicendo. La risposta poi del grande medico, non saprei bene di preciso, bisognerebbe vedere, valutare, deve stare attento, non può lei improvvisarsi medico da assumere dei farmaci spontaneamente. E poi, sai, la pressione può alzarsi, c'è l'ansia, c'è lo stress, ci può essere un superlavoro, ci può essere questo e quest'altro. Ha elencato un'infinità di cose. L'unica cosa che non ha elencato, signora, ma che cosa mangia lei? Che cosa ha mangiato ultimamente quando le è venuto un attacco di ipertensione? Niente. Idem, un'altra domanda. Oggi sembrava proprio il campionario delle asinate, scusate il termine proprio, delle asinate. Un signore diceva, ma secondo lei ci può essere una relazione tra l'epistassi e un innalzamento della pressione? Domanda perfetta, di grande buonsenso di uno che aveva capito. Si alza la pressione per salvaguardare il materiale che abbiamo qua dentro, che è importantissimo, ci sono le valvole di sfogo e tra le valvole di sfogo c'è la rottura di determinate venule o capillari. Ecco, a livello nasale. E quel medico lì gli ha detto, no, no, assolutamente, ma non si può neanche immaginare, neanche ipotizzare che ci sia una relazione tra un'epistassi e un innalzamento della pressione. Anzi, le consiglio invece di andare, se le succede questo fenomeno, vada da un otorino laringoiatra a far vedere se ci sono delle cose particolari da sistemare a livello nasale. La persona, senza nessuna cultura medica, col suo buonsenso, era arrivata a capire che un picco di ipertensione può essere tenuto a bada con la rottura, con la fuoriuscita di sangue, e la fuoriuscita di sangue fa calare subito la pressione. Bene. Ma il grande medico no, per il grande medico sì. Non c'è. È quello che abbiamo capito, che a volte veramente la medicina ha delle grosse lacune, ecco, questo senza togliere sì. Magari però il valore del lavoro di numerosi medici, ecco. Però pochi mettono in collegamento la salute o le malattie con l'alimentazione. Carlotta, io vorrei che tu ricordassi il nostro numero, che poi sì. È semplice perché sarà il numero sì, verde. Sì, certo, 800-189-536 è sempre il solito numero verde, non c'è l'argomento, quindi è libero e vi aspetto. Quindi chi prima chiama avrà più chance di essere mandato in onda. Vedremo di accontentare più persone possibili. Grazie e buon lavoro, Carlotta, grazie. Ti rivolgiamo qui più tardi. E allora, se la regia ha trovato qualche frase dell'epoca di 8 anni fa, quando abbiamo introdotto per la prima volta le mogliazze, c'era tanta neve e i primi concetti di dieta e gruppi sanguigni e glutine e formaggi, latticini. Se ci fossero i volti sbigottiti della dottoressa Pomini mi divertirei moltissimo. Alle regole di vita e alle certezze del dottor Piero. Diceva a inizio trasmissione che noi nella vita di certezze ne abbiamo poche, ma ben fissate. Importantissime. Insomma. Importantissime. Poche, ma importantissime. Una che nasciamo e che prima o poi dovremo abbandonare questa terra.
Secondo, è biologico tutto questo. È il gioco della vita. Se non ci fosse questo gioco noi non ci saremmo, perché ci sarebbe strapieno il pianeta di tutti quelli che ci hanno preceduti. Secondo, è il nostro DNA, che gli studi recenti ci hanno permesso oramai di conoscere. E l'altro è il nostro sangue, il gruppo del nostro sangue, che la medicina ufficiale utilizza solo esclusivamente quando ci sono in ballo trasfusioni o trapianti, ma sono le uniche cose che la natura non ha previsto. La natura, che prevede tutto, questo grande equilibrio immenso che ci permette di vivere a noi e una miriade di esseri viventi più diversi, ha previsto dei gruppi sanguigni per gli esseri umani, per il mammifero uomo. La medicina ufficiale non si pone il perché ci siano questi gruppi sanguigni. Che cosa c'è dietro? E dietro ai gruppi sanguigni c'è il sistema immunitario, come il genoma ha rilevato, lo strettissimo legame tra determinati geni e il gruppo del sangue. E dietro al gruppo del sangue c'è il sistema immunitario. Per cui qualsiasi cosa che noi buttiamo dentro, che varca la soglia, la chiostra dei denti anche prima, la mucosa, che addirittura anche sulla pelle a volte, deve essere riconosciuto dal nostro sistema immunitario. Per cui, se noi ci nutriamo con alimenti che sono adatti al nostro sistema immunitario, facciamo qualcosa di molto utile. E più noi invece introduciamo alimenti non riconosciuti dal nostro sistema immunitario, per un bel po' tiriamo avanti, perché abbiamo forze, difese e un po' di scorta. Ma quando cominciano ad arrivare i 30 anni e soprattutto i 40 anni, il sistema immunitario piano piano crolla. Io faccio sempre l'esempio, come se una persona con un bel martello in mano tutte le mattine passa da quando nasce vicino a una colonna e tutti i giorni gli dà un bel colpo dentro. Questa colonna oggi tiene, domani tiene, per 10 anni, 20 anni tiene, e poi comincia piano piano a crollare, fino a che improvvisamente crolla, il sistema immunitario crolla e si manifestano le malattie più disparate, perché poi è questo. Dobbiamo sfumare ed era convincente. Convincente ma dirompente. Sì, certo. Dirompente, perché comunque una verità che abbiamo tutti sotto gli occhi, ma che così di solito ignoriamo nella nostra vita tutti quanti, fino a quando poi la vita non ci mette davvero di fronte a delle tragedie, a delle sciagure. E allora Piero, è tuttora valido questo concetto? Sì, 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 questo va bene, credo che sia... Credo che sia la cosa fondamentale di tutti gli organismi viventi. Ogni organismo vivente appunto ha un proprio sistema immunitario, sicuramente ci vorrà ancora del tempo perché sia conosciuto quello di altri, del regno vegetale, degli insetti, di tutto quanto. Però tutto si gioca su quello. Eppure Piero, la medicina ufficiale, me ne rendo conto, ancora oggi, Non tiene grande conto nemmeno dei gruppi sanguigni, perché ci sono delle persone adulte che non sanno a quale gruppo appartengono. Sì. Questo perché il loro medico di base oppure gli specialisti che hanno incontrato nel corso della loro vita non li hanno mai nemmeno sollecitato durante un normalissimo esame del sangue, che quelli si fanno quasi di routine ormai, non gli hanno mai sollecitato nemmeno questa indagine del gruppo sanguigno, che invece è una realtà, è una conoscenza importantissima per ciascuno di noi. E appunto, è che questa medicina è stata presa in mano da determinate persone, da determinati gruppi di potere, da determinati orientamenti scientifici e culturali, e ha praticamente tagliato la possibilità a tante altre strade che potessero essere percorse. E niente, se io penso che mi era capitato appunto in mano questa tesi di un medico qui della provincia di Piacenza, il dottor Damoni, faccio pure il nome, che lui nel 56-57 si laureò con una tesi di laurea proprio in cui parlava
della relazione tra gruppi sanguigni e determinate patologie in un'area, qua abbastanza limitrofa, qua a Cremona, le zone credo di Castelvetro, Fiorenzuola, Cortemaggiore. Era su consiglio del dottor Braibanti, che allora era primario a Monticelli. Quindi diciamo che i medici più sensibili, quelli che si interrogano sull'origine delle malattie, già erano per arrivate cui, sì, a certe perché già la curiosità umana è sempre, appunto, sempre stata enorme, grande, notevole. E quindi ha sempre cercato magari di andare a mettere il naso dove nessun altro l'aveva mai messo, e quindi nei decenni anche precedenti, sia in Francia che in America e via dicendo, c'erano state sicuramente delle correnti di pensiero medico che avevano cercato di trovare un qualche nesso. E certo. Però qua poi basta, è stato troncato e boh. Peccato. Prima della pubblicità una domanda telegrafica, perché poi, promesso, apriamo le linee telefoniche e vediamo quali sono i problemi dall'altra parte. Ma lei, Piero, come ci è arrivato a questo discorso, ad esempio, del glutine che fa male, che può danneggiare buona parte della popolazione, e dei latticini? Perché in 8 anni... ce ne siamo accorti tutti, non solo sono ormai diventati molto più comuni i negozi e i supermercati del biologico, dove c'è una certa filosofia, diciamo, anche di attenzione agli alimenti, però anche nei supermercati, nella grande distribuzione, oggi più che mai troviamo scaffali e scaffali di cibi senza glutine e di alimenti senza latte, senza latticini. Quindi anche la grande industria se n'è accorta di questi due, diciamo, i soliti noti, questi due pericoli che per la salute umana. Ma lei come se n'è accorto? Cioè, come ci è arrivato? Infatti, sì, questo grosso cambiamento in questi 8 anni è stato proprio questo. Mentre 8 anni fa, praticamente, se uno entrava in un supermercato, in un negozio, i prodotti senza glutine praticamente quasi... Erano solo per celiaci? Sì, ma neanche, perché erano... Erano difficili li vendevano in farmacia, non li vendevano in supermercato. È vero, adesso è uno sproposito, adesso è una cosa... Ma... quello che mi ha sempre contraddistinto a tutti i livelli, non solamente, chiamiamolo, a livello scientifico, ma anche a livello sociale, politico, di non essere assolutamente dogmatico, mai. Io penso che la ragione sta là dove, quando si mettono in pratica le varie cose che uno pensa, le varie teorie, la ragione è quando si realizzano le cose valide e giuste. Non è che una ragione perché urla e strilla di più, perché uno è il super mega grande professore che ha 10.000 titoli. No, assolutamente. No, ma devo essere sincera, dei latticini, Marco Zigliani, che io ho conosciuto prima del dottor Piero Mozzi, già mi aveva messo in guardia mi aveva obbligato ad un pranzo con altri naturopati, in cui erano severamente banditi proprio tutti i latticini. E quindi devo dire, dei latticini si era già sentito qualcosa, ma del glutine quasi nessuno parlava, dei cereali Anche perché il glutine veniva associato solo ed esclusivamente proprio alla celiachia. E non invece a tutta l'infinità di guai, di malanni, di patologie che praticamente avvenivano in persone che non erano ufficialmente celiache, ma che la celiachia si manifestava in modo molto molto subdolo e quindi molto più pericoloso che non una celiachia conclamata, che uno che è celiaco conclamato è a posto, è fortunato, è felice e contento, perché dice bene, quella molecola lì non mi danneggerà mai, perché io proprio la devo eliminare da subito. Appena la introduco praticamente ho dei danni subito immediati. Invece la cosa proprio tremenda e molto più pericolosa è quando la cosiddetta sensibilità in modo molto subdolo. Certo. E quindi infatti oggi finalmente molti medici incominciano ad associare anche certe anemie continue, inspiegabili, a una sensibilità al glutine. Sì, la psoriasi, le malattie autoimmuni. Certo, sì. Mamma mia. Piano piano, lentamente, le bronchiti, le broncopatie. Dobbiamo cedere la linea perché saranno 5 minuti circa che mi chiedono di rispettare la pausa pubblicitaria. Ma il bello sarà quando verrà implicata, la famiglia delle graminacee, dei cereali,
con il glutine, ma quando verranno tirati in ballo, perché adesso sta cominciando proprio a essere tirati in ballo anche tutti quanti i cereali, anche quelli senza glutine. Ecco, infatti io qui chiedo aiuto, dopo la pubblicità chiedo aiuto a Marco Zigliani, che per cultura, per formazione, ha sicuramente amato molto i cereali, quelli a chicco integrale. Eh? Sì, sì. Ecco, poi ne parleremo. Ben ritrovati, se siete dunque all'ascolto e ci state seguendo, saprete che questa è una trasmissione non solo in diretta ma anche un numero speciale di Box Salute. Ci festeggiamo un po' per gli 8 anni insieme col dottor Piero Mozzi e vogliamo anche essere utili, quindi non rispettiamo nessun argomento in modo particolare, ma se volete chiederci, telefonare, noi siamo qui a disposizione, soprattutto il dottor Piero può rispondere. Marco, in attesa della telefonata, parlavamo dei cibi. Già in naturopatia si prendono in considerazione i cibi che producono colle, e quindi per alcune tipologie di persone, quelle che ad esempio hanno un sistema linfatico debole, una circolazione debole, l'utilizzo di cereali, soprattutto di farine però, dovrebbe essere molto limitato o eliminato addirittura. Per questo in alimentazione naturale si preferiscono i chicchi integrali, perché è comunque minore l'impatto. Poi quando abbiamo conosciuto il dottor Mozzi e la teoria dei gruppi sanguigni, eccetera, allora abbiamo capito che anche in chi non ha una manifestazione molto evidente di questo danno, il danno ci può essere ugualmente, utilizzando alcuni cibi che non sono congrui. Quindi anche le vostre abitudini alimentari sono... Piano piano, in parte modificate, nel tempo, sì, certo. Esatto. Perché comunque una cosa molto bella che ha sempre detto è provate, no? Che è stato un po' lo spirito del laboratorio salute. Oggi Micol porta avanti con questo spirito. Poi anche noi ogni tanto produrremo qualche numero, spero, di laboratorio salute. Lo faremo. Ed è proprio questo di provare a mettere in pratica, no? E quindi quando c'è qualcosa che non funziona, provare a sentire gli effetti e togliendolo come si sta. A tale proposito, anche se non dovremmo anticipare troppo l'argomento della prossima puntata, però un medico ha scritto, che è poi una donna, vero? Sì, una geriatra, sì, se ho capito bene nel fraseggio. Ci siamo trovati domenica a Pavia. A proposito di sperimentare, telespettatrice oltretutto, vedendo in televisione il dottor Piero, è rimasta al momento scettica e poi ha dichiarato di aver sperimentato su se stessa per alcune patologie e di voler sperimentare oggi sui suoi pazienti le teorie del dottor Piero Mozzi, perché sicuramente funzionano. Sì, questo è un fatto proprio bello positivo, molto positivo. Perché proprio i medici devono smetterla di fare le loro sperimentazioni sui pazienti. Prima di tutto i medici devono sperimentare su di sé, anche perché un medico è una comunissima persona, come tutte le comunissime persone. Certo. Superati i 40, soprattutto i 50, i problemi di salute se li trova anche lui stesso. Per cui se uno prova, ci mette un briciolo di buon senso, di buona volontà, vede che effetti può avere su di sé un discorso alimentare e poi vede. E può di nuovo entusiasmarsi, perché adesso i medici hanno bisogno di entusiasmarsi di nuovo della loro attività. C'è la telefonata? Quindi... Siamo già. Sì? Bene, perfetto. È Gianni che risponde. Bene. Pronto? Sì, sono Paola Vercelli, con chi parlo? Buonasera. È in onda Paola, buonasera. Da dove chiama? Da Vercelli. Ah, da Vercelli. Da Vercelli. Sì. Ah. Allora, saluto tutti prima di tutto e mi complimento con tutti. Grazie. E poi volevo chiedere due cose al dottor Mozzi. Certo. Dunque, io sono medico, area chirurgica. Sì. Il discorso dei latticini, del latte dei latticini, l'ho sentito per quanto riguarda i tumori della mammella, c'è una scuola di pensiero per cui sono banditi completamente, banditi i dolci, quindi mi sono avvicinata già a questo tipo di alimentazione così per motivi proprio di lavoro, ecco.
poiché lo consiglio alle mie pazienti. E quindi è da un po' che cerco di evitare appunto latte e latticini, se non che un sostituto del latte, io volevo chiederle appunto se può essere il latte di soia, ad esempio. Allora, io ho come gruppo il gruppo B positivo. Sì. E poi volevo chiederle, ho notato che effettivamente quando non mangio la pasta e non mangio più il pane da tempo, sì, sto molto meglio. Sì. Anche se io non sono celiaca, per cui anche quello che lei sta dicendo da tempo l'avevo intuito e adesso lei me lo conferma. Volevo chiederle però questo, cosa può essere un sostituto del pane, di tutto quello che appunto è a base di cereali, per quelli come me che proprio non riescono a completamente rinunciare a questo tipo, sì, di alimentazione. Gli anni suoi quanti sono? 49 appena compiuti. 49. Beh, è nella patria, è in una delle patrie, anzi a Vercelli pare che ci sia il miglior riso, uno dei migliori risi. Ecco, quindi già con riso, già con il riso se la caverebbe decisamente meglio. Quindi a Vercelli, sì, crescono degli ottimi risi, già, sì, con quello. Poi avete lì vicino nel Novarese, c'è quel bel piatto tipico, quella specie di minestrone che chiamate la paniscia, esatto, fatta con verdure e riso strepitoso. Già con quello, sì, lì potrebbe, certamente, bisogna, ne abbiamo appena prima dello stacco, abbiamo accennato al discorso che tra poco poi salteranno fuori anche tutti i guasti causati dagli altri cereali, riso compreso, perché poi hanno questa caratteristica i cereali, soprattutto poi il riso e il mais, che alzano molto il colesterolo, alzano molto la glicemia, ecco, e alzano molto la pressione minima, perché una persona, una donna di 49 anni, se la cava ancora se c'è il ciclo, ma appena il ciclo termina e cominciano a subentrare problemi di andare su di peso, del colesterolo che si alza, della pressione che si alza, del rischio di un ipotiroidismo, tutte cose che sono proprio supportate. Hai perfettamente ragione, sì, tant'è vero che io ho notato con grande disappunto un aumento del colesterolo, sì, inspiegabile per me, perché ho sempre avuto trigliceridi e colesterolo quasi al di sotto della norma, sì, sono una normopeso, da 20 anni ho lo stesso peso, sì, 63 kg, sì, e per 1,70 m di altezza, quindi insomma mi sembra abbastanza equilibrato, e poi ho notato appunto una difficoltà nel perdere quel chilo in più sempre maggiore, che però avendo ancora il ciclo riesco a, come dire, questi disturbi non sono così impossibili, sì, da affrontare senza ricorrere a farmaci, però effettivamente sto notando che quello che lei dice è proprio, cioè, lo sto notando sulla mia persona. Sì, proprio, brava, bravissima proprio. Cioè, l'alternativa al latte, quale può essere? Ma l'alternativa, ma uno di gruppo B cosa se ne fa del latte di soia? Guardi, quelli di gruppo B col caffè se la cavano decisamente bene. Con il tè se la cavano decisamente bene, con la frutta se la cavano decisamente bene. Anche le vitamine C? Ma la vitamina C? Di solito le arance? Sì, ah, no, ma se la cava bene. Anche le arance può mangiare. Ma quelli di gruppo B se la cavano bene anche con le arance. Guardi, ho avuto una zia che... Rinascere B, allora. Ho avuto due zii che sono campati tutti e due, di gruppo B tutti e due, sopra i 90 anni, e le arance sono sempre state tra i frutti prediletti da loro. Quindi... E le posso chiedere una cosa, ma temo di farla inorridire a questo, sì, punto. Ho provato per un certo periodo, e devo dire mi sono trovata bene solo a colazione, sì, l'Herbalife. Le spiego, perché a metà mattina mi veniva un senso di desiderio di prendere un altro caffè, oppure mi veniva un appetito a mezzogiorno, però io, sì, raramente riesco a pranzare per motivi proprio di organizzazione lavorativa. E con il beverone dell'Herbalife, sì, mi sento bene, arrivo tranquillamente all'una, dove orario in cui mangio magari della frutta, uno yogurt, sì, alla soia, senza avere grossi problemi. Cioè, ho notato che effettivamente non mi sono soffermata molto perché temevo. Quindi beverone sì, beverone, che quelli sono ben carichi, eh? Sì, sono ben carichi. Allora, prendo una bomba. Un cucchiaio, è mica tanto. Io le dico che se lei a metà mattino prende, sì, una classica prugna secca con il nocciolo,
Si mangia la polpa, si tiene il nocciolo in bocca, guardi, lo stomaco è a postissimo. È a postissimo. Però se lei fa una colazione più che giusta, a metà mattino non viene il languore. Quindi attenzione a quel latte di soia. Sì. Secondo me con un frutto o due e qualche noce e un caffè fa una colazione ottima, ma anche con un frutto e un uovo e un caffè è un'altra colazione più che ottima. Certo. Quindi se vuole dei dolci, la torta di mandorla è strepitosa. Ma non tutti fatta i giorni. Fatta con che farina però? Fatta con che farina? Ah, è senza farina. Sul libro di ricette lo trova, bene, c'è scritto come fare bene, se lei è appena appena brava in cucina si può fare la torta di mandorle strepitosa e strabiliante. E il cioccolato amaro, per quando viene quella voglia di cioccolato fondente, c'ha da sbizzarrirsi, certo. Guardi, fondente col peperoncino, fondente con l'arancio, fondente... Guardi, oggi in un negozio qui a Cremona ne ho trovato uno con i semi di canapa. Quindi a lei non convince molto la soia, lei non è molto per i succhi, ma di, no, come ma, dire, anche ma è un alimento, soia. Ma va bene, ci può stare. Perché io sono golosa di quello, capisce? Perché... È per questo che ho cercato un'alternativa al latte. Ma sì, ma è solo acqua, se voi andate a leggere gli ingredienti, la composizione e di che cosa intanto contiene. Intanto salutiamo questa simpaticissima, sì, dottoressa, di cui conserveremo il numero. A me interessa anche a me il discorso, sì, della soia, perché sì, io praticamente ci vivo. Il latte di soia, ma sì, ci può stare che è abituato a questo liquido bianco, può andare bene per sostituire. A parte il fatto che bisogna sempre verificare che la soia non dia problemi. Bisogna sempre leggere attentamente le etichette che non sia soia transgenica. Certo. Il prodotto da cui è stato ricavato quel latte lì. E secondo me poi è un prodotto decisamente povero. Come proprietà, praticamente, è quasi tutta acqua. 9, c'è poco e niente. Di sì, ma alla fine, se uno va a leggere quante proteine ci sono, se uno mangia tre noci contengono più proteine che non 100 cc di latte di soia. E forse proprio il collegamento, il bisogno emotivo di alcuni cibi, di avere, no, qualcosa che sia simile al latte. Sì, noi io mangiamo, ad esempio, mi faccio il cappuccino, ecco. Me lo faccio a noi mangiamo per soddisfare anche un'altra parte, no? Sì. Questo è l'unico punto su cui io posso fare un appunto al dottor, sì, Mozzi, che tiene poco in considerazione questo bisogno, no, anche emotivo, se vogliamo, delle persone. Ma ci persone. Sono anche, c'è anche... Ma gran parte del pianeta le colazioni al mattino le fa con le uova. Se uno varca le Alpi, la gran parte delle colazioni prevedono... Io ho paura del colesterolo, però uovo tutti i giorni, uovo un tutti uovo i giorni. Tutti i giorni fa andare praticamente il colesterolo sotto i piedi. Il colesterolo è prodotto partendo dagli zuccheri e soprattutto partendo dagli amidi. Ci sono persone che anche mangiando tuttora, c'è vicino una persona che spero che prima o poi diventi ospite qua di Telecolor, di queste trasmissioni, perché lui si occupa di pranoterapia ed è veramente bravo, persona che aveva dei seri problemi di pressione alta, di colesterolo, mi ha detto l'ultima volta, Piero, ma sai quanto ce l'ho il colesterolo? Ha già superato i 60 anni. Praticamente il colesterolo ce l'ho a 160 e dice, sai quante uova mi mangio tutti i giorni? Neanche uno, due tutti i giorni. Bene, perfetto. Alla faccia. Gruppo del sangue A. Gruppo del sangue A, potrei certo, che non sia un uovo fritto. C'è un'altra telefonata, fateci cenno, sì, riusciamo a smistare. L'uovo contiene colesterolo. Ma quando viene demolita quella molecola del colesterolo dell'uovo e non viene più risintetizzata come colesterolo. Invece l'amido viene demolito e viene risintetizzato come colesterolo. Questo purtroppo l'avevo già sentito proprio da lei ed è spaventoso. Piero, c'è un'altra telefonata. Vabbè. Pronto? Pronto? Buonasera. Sì. Buonasera. Buonasera. Vorrei parlare col dottor Mozzi. Prego. È implicito. Senta, io non parlo per me stesso, ma parlo da padre, sì, perché sono preoccupato per mia figlia, sì, perché ha 35 anni e è un periodo che soffre di psoriasi. Sì.
vi è uscita tutta la psoriasi in tutto il corpo, sì, maggiormente sulle gambe. Questo da quando? Da quando 4 anni fa ha partorito un figlio. Dopo il figlio gli è venuto fuori un nodulo alla tiroide e gli hanno consigliato di operarsi e gli hanno tolta mezza. Da circa un anno, mia figlia ha 35 anni, è venuto fuori sta psoriasi. Sì. Allora, visite da tutti i dermatologi nella provincia dove abito, di Varese, anche in altre province, e tutti hanno diagnosticato causa dello stress, causa di altri valori che poteva avere, e gli hanno consigliato di fare queste pomate. Dopo le pomate non hanno fatto niente, e allora gli hanno consigliato di fare quei raggi PUVA che fanno solitamente o a Pavia o a Milano, e mia figlia è andata a Pavia, ne ha fatti 6, 12, 24, adesso che dopo 24 sembrava che gli hanno detto guardi ormai bisogna fermarsi perché non si vede il risultato, non si vede. Gli hanno consigliato da notare che ogni seduta di PUVA deve prendere 3 pastiglie di meladimine che servono come protezione. Adesso ne hanno consigliate altre 6, arrivare a 30. Se entro 30 non sparisce, gli hanno consigliato di prendere 1 pastiglia al giorno di ciclosporina, sì, per 2 o 3 mesi, per arrivare al periodo che c'è il sole. Io a questo punto sono preoccupato. Dove abita sua figlia? Noi abitiamo in provincia di Varese, a Casorate Sempione. Ah. Allora... Beh, lì vicino c'è Piano Gentile, c'è sempre, sì, il mercatino, so, biologico di Piano Gentile la seconda domenica del mese. Sento un po', qual è il gruppo del sangue di sua figlia? È A positivo. Guardi, la psoriasi, a proposito, per la tiroide prende dei farmaci sua figlia? No, i valori sono tutti normali. I valori sono a posto, sì, sono... è una cosa che non andava assolutamente tolto, quel nodulo della tiroide. Li strozzava, lo faceva non dormire perché quando si riposava si soffocava. Ma non era mica quello, era quello che aveva ingerito prima. Non era quello. Comunque, la psoriasi, tutto sommato, è un grande aiuto, perché lo stato di intossicazione del sangue, del fegato e del sangue, praticamente viene... tutto quanto espulso attraverso la pelle. E guai a soffocare, e guai a soffocare la psoriasi. Tra l'altro sulla psoriasi noi abbiamo fatto proprio una... abbiamo fatto ben 3, mi sembra, puntate sulle patologie della pelle. E l'ho potuto seguirle, detto. Tra cui anche... Ma se lei si mette in contatto con Telecolor, poi Telecolor le ripropone queste puntate. Comunque... la psoriasi è un grande aiuto, ma bisogna capire il perché. E mai e poi mai va soffocata la psoriasi, se no lo stato di intossicazione, invece che venire fuori, va a colpire gli organi interni. Poi sua figlia magari si trova un'artrite psoriasica ed è spacciata per tutta la vita, si trova dei grossi problemi. Proprio ne abbiamo parlato all'inizio, quando ho detto che uno dei modi di manifestarsi della intolleranza al glutine è proprio la psoriasi, perché se una persona che ha la psoriasi sta attenta, la psoriasi è sempre accompagnata anche dai pruriti, dall'arrossamento sì. delle praticamente di questo tipo di dermatite, e lo vede dopo mangiato, se compare il prurito e ha già capito che ha mangiato delle cose sbagliate. E se non mangia 10 cose per pasto, ma ne mangia 2 o 3, ma lo capisce subito. E lo vede che appena mangia del frumento, gli arriva la psoriasi. Forse se mangia del mais, magari se la cava meglio. Appena mangia un latticino, e forse anche no, il latticino... No, non può soffrire latticini, non ne prende. Appunto, anche quelli di capra,
anche quelli di capra, ecco, che non mica detto che siano del tutto innocenti i formaggi, i latticini di capra, anche quelli di capra li possono portare ad avere problemi di psoriasi. No, latticini non perché lei, mi scusi dottore, sì. Due mesi fa, no? Lei è da ottobre che è in cura, sì. Due mesi fa io nel frattempo l'ho mandata da un naturopa, sì, che naturopata. Ecco, che è un medico della provincia di Verbania, non dico il nome, sì, perché magari lo conoscete, è abbastanza conosciuto. Questo naturopa gli ha consigliato, visto gli esami del sangue e tutto, gli ha detto, guardi, per me lei ha preso troppe ravvicinate, perché ha sofferto di influenze, ha sofferto mal di denti, ha dovuto estrarre un dente, ha preso molti antibiotici vicino. Allora gli ha dato una cura a base di erbe da bere e tutto, e sembra che sia andato a posto. Gli ha detto, lei il fegato adesso è a posto, e cioè gli ha consigliato, gli ha fatto tutti degli esami per vedere se era allergica a qualcosa. Nel frattempo, ma la psoriasi non è passata? Non è passata. E infatti, nel frattempo gli ha detto di non prendere lieviti, di non prendere farine, di non prendere mais, di non prendere latticini. Ha fatto due mesi, però la psoriasi non è passata. Ma per forza, appena sua figlia mangia una cosa che il suo sistema immunitario non tollera, mica solamente il frumento, mica solamente latte, yogurt e formaggi di mucca, di capro, di pecora, ma anche basta che mangi un pomodoro. Non le posso offrire. Basta che mangi una patata, basta che mangi anche un arancio, le viene la psoriasi. Arance e patate le mangi. E c'è da stare. Tutto quello che va a intossicare il suo sangue, il suo fegato, viene espulso attraverso la psoriasi. Quindi, per semplificare, deve tenere un diario, deve, sì, guardare, deve tenere, mangiare deve pochi tenere alimenti un diario per volta e vedere. Ma lì la tutta la storia mi sa che è cominciata quando si è sviluppato quel nodulo alla tiroide, il che voleva dire che sua figlia, dopo la gravidanza, si era sbilanciata a mangiare molti farinacei, molti cereali, e la tiroide ha cominciato ad andare in crisi, a sviluppare quel nodulo. La medicina ufficiale, invece che soffocare quello sfogo sulla tiroide, ossia eliminando mezza tiroide, sarebbe stato sufficiente che dicesse a sua figlia: carissima signora, la smetta di mangiare tutti questi farinaci o dolci o zuccheri, ma soprattutto farinaci che lei sta usando. Si sbilancia a mangiare un po' di più di legumi, un po' di più di pesce, un po' più di verdure, la tiroide si sarebbe sistemata da sola, il nodulo si sarebbe fermato, sarebbe anzi rimpicciolito se non sparito del tutto, cosa che può succedere benissimo, e la psoriasi sarebbe rimasta sospesa. Comunque si guarisce dalla psoriasi, si può guarire, e invece che andare a prendere la ciclosporina, che si faccia una bella vacanza al mare, guardi, al mare, sole e acqua salata, e si guarisce e alimentazione giusta, in 15 giorni si guarisce dalla psoriasi. Che al mare si tende a mangiare il pesce di solito. Al sì, mare. Si però tende. Qualcuno mangia anche dei gelati, visto che è estate. D'accordo, passiamo alla terza telefonata, se c'è. Ci siamo? Ma penso di sì. No, ancora uno stacco pubblicitario. Come sono severi stasera. Va bene, ci ritroviamo subito dopo, un minuto di pazienza. Iniziamo subito col telefono. Pronto? Buonasera. Buonasera. Volevo parlare gentilmente col dottor Mozzi. Sì, da dove ci chiama, dica, signora? Io telefono dalla provincia di Torino. Sì. Ah, dalla provincia? Torino. Torino. Di Torino, sì. Ma stasera siamo graziati, il nostro segnale viaggia bene. Benvenuta, signora. Grazie. Il vento che lo trasporta. Dica. Allora, volevo chiedere al dottor Mozzi, io ho un bambino di 7 anni che soffre di dermatite atopica da quando è nato, almeno questo è quello che hanno diagnosticato i pediatri. Pronto? Sì, dica pure.
E quindi non so. Ma è molto estesa questa dermatite atopica? Praticamente prende tutto il corpo, escluso la testa, il collo e i piedi. Oh, santo cielo. E qual è il gruppo del sangue di suo figlio, signora? Gruppo A. E la colazione del mattino qual è? Allora, al mattino fa colazione con latte e miele, sì. E mangia dei biscotti, oppure a volte mangia del pane e Nutella. Premetto che è un bambino che mangia pochissimo, gli piace quasi nulla. Beh, che mangi poco è un bel lavoro. I bambini di solito dovrebbero giocare tanto e mangiare poco, correre, correre e mangiare proprio quando sono sfiniti, che hanno una fame boia. E lui anche se fa molta attività, fa diversi sport, anche se diciamo spreca tantissima energia, mangia poco. Ma va bene, ma i bambini più si muovono e più producono energia. E lo sport che preferisce qual è? Lui fa nuoto e poi fa anche karate. E bicicletta? Anche d'estate sì, molta. Molte, infatti, di solito quelli di gruppo A sono appassionati i ciclisti. Sì. Senta, ma se prende già al mattino il latte, quella dermatite cosiddetta atopica, proprio io non sopporto questi termini, che sono termini ignoranti. Dermatite atopica non vuol dire niente, insomma. Sì, proprio, difatti. È proprio un termine per intortare la gente, insomma, e non lo sopporto. Basterebbe dire che sì, c'è una dermatite che non capiamo bene la causa. Stop. Difatti. Ecco. Ma se tutte le mattine quel bambino prende il latte, avrà perennemente la dermatite atopica. Se poi sul piatto di pasta ci mette sopra una spruzzata di formaggi tipici, quelli belli stagionati italiani, non facciamo nulla. Sì, infatti nome. Lui mangia solo quello. Ecco, lui mangia solo quello e la dermatite atopica non gliela leva più nessuno. Ah, ecco. Basta. Quindi, invece che dargli il latte, ecco, magari provi a dare a lui il latte di soia al mattino. Sì. Invece che i biscotti che magari c'hanno dentro il glutine, che anche, ma più che altro, guardi, le dermatite atopiche sono sostenute da latte e derivati dal latte, soprattutto i formaggi grassi e stagionati. Certamente un bambino di quell'età lì va a scuola e, sì. E andando a scuola c'è da stare all'occhio, perché se mangia a scuola di solito è un problema far capire ai pediatri che devono fare una prescrizione in cui dicono che quel bambino non dovrebbe mangiare certe cose, perché poi dicono ma chi gliel'ha detto, ma non è vero qua, non è vero là, invece sì, di dire sì. Bene, proviamo, facciamo un mese senza latte, yogurt e formaggi di nessun tipo, neanche di pecora, neanche di capra, e vede che la dermatite atopica non dico che guarisca al 100%, ma guarirà al 90%. Sì, ha prurito? Sì, tanto. Ecco, allora, guardi bene, come abbiamo detto con la persona di prima, del padre che telefonava per la figlia con la psoriasi, guardi bene che il prurito si manifesterà essenzialmente dopo i pasti, perché facilmente al mattino appena alzato non ha prurito, ma dopo colazione facilmente arriva il prurito. Lui soprattutto di notte si gratta tanto. Sì. E stasera che cena ha fatto, signora? Questa sera ha mangiato della pasta con ricotta. Quindi pasta con la ricotta. E la ricotta sì. Che ricotta era? Una ricotta magra o una ricotta di quelle commerciali con dentro, che sono tendenzialmente... Di quelle commerciali vaccina. Che sono un po' grasse. Quando sì. Decide, prima, adesso il consiglio che le do, signora, è di togliere totalmente i latticini, tutti quanti. Sì. Non abbia timore, perché vedrà che cresce bene. Ecco, sostituisca i latticini con le trote, merluzze e salmone, vede che suo figlio avrà uno sviluppo notevole. E che la psoriasi, sì, e che la dermatite atopica facilmente si mette a posto. Però, ci sono tutta una serie, anche lì con la dermatite atopica, diversamente dalla psoriasi, il numero di sostanze incriminate è un po' più limitato. Però anche lì, appena mangia qualcosa che non tollera, ad esempio è un gruppo A, quindi anche col pomodoro può avere dei problemi, deve starci all'occhio. Sì, lui pomodoro non lo mangia, assolutamente. E la pasta, anche altre verdure. E la pasta la mangia bianca? La predilige bianca, sì. Bianca col tonno, col sì. Pesto. E a scuola gliela danno bianca? Qualche volta sì. Qualche volta sì e più delle volte è rossa. A volte lo fanno scegliere.
se prende la bianco rossa, quando, a volte gliela obbligano E quando c'è in ballo la pizza, ad esempio, la pizza è un alimento che per chi ha una dermatite atopica, anche come nel caso precedente alla psoriasi, è tremenda, è micidiale. Perché, perché è l'unico elemento che lui preferisce proprio tantissimo. Sì, e diciamoci sì, che poi la classica pizzata da bambini e poi da ragazzi è proprio un appuntamento almeno settimanale. Li faccia la, come si chiama suo figlio, signora? Manuel, gli faccia la pizza, guardi, provi con una base di polenta, fa la polenta, poi una volta il giorno dopo che è bella asciutta, fa quella grana grossa, la bramata, la cosiddetta bergamasca. Sì. La taglia bene a fette sottili, tappezza bene una teglia che unge leggermente di olio e sopra ci mette un po' di cipolla, di zucchino, le olive verdi, ci mette un po' di tonno e si mangia la pizza che ha come base il mais. E vede il problema è che lui di tutte queste verdure non mangia nulla. Signora, ma è figlio suo, quello lì c'entra lei, non c'entro mica io, signora. Noi le mangiamo tutte in casa, lui queste cose non le mangia proprio. Signora, io sono stato tirato su in un'epoca che si diceva ai bambini, bimbi, c'è questo da mangiare, la mamma ha preparato questo, si mangia questo, se no via a letto di corsa. Ho provato anch'io a fare così. E provi, insista signora. Signora, lei mi dà l'idea che se in regia hanno... più che voglia, direi tempo, possibilità, le farei vedere le mogliazze come le abbiamo conosciute noi, cioè i posti dove è vissuto e dove vive tuttora il dottor Mozzi. Qual è il suo gruppo del sangue? Sono spartani, signora. Ecco, volevo dire questo. Signora, il suo gruppo? Ecco. Qual è? Il mio? Sì. Il mio è zero. E quando è nata? Io? Nel 68. E quando? Il 29 gennaio. E lei, nata nel 29 gennaio, si fa dei problemi a strapazzare suo figlio, gruppo zero per giunta, a strapazzare suo figlio? No, il problema è che io lo strapazzo fin troppo. Perché fa dei capricci che non vuole mangiare questo o quest'altro? Ma per l'amor del cielo, se sa che gli fa bene, provi un po', domani sera, signora, gli faccio un minestrone, sì, senza il formaggio sopra, senza la pasta, solo le verdure, senza pomodoro e senza patate. Si prospettano tempi duri per mano. Userà la zucca, gli fa un bel petto di pollo e domani sera suo figlio va a letto e per tutta la notte non ha nessun prurito. Niente. Penso proprio di sì. Quindi, tenga anche un bel diario. Non c'è bisogno di aspettare delle settimane per vedere dei risultati, lo vede anche ma lo vede anche domani mattina. Se domani mattina ce li ha dei kiwi in casa? No. Niente. Sì, ma non è un problema trovarli. Sì, se no gli poteva dare dei kiwi. Ha delle mele in casa? Mele sì, mele pere sì. Brava, gli faccio una mela cotta adesso, che così domani mattina è già pronta. Okay. Se gli ha qualche noce, nocciolo, mandorla, arachide, brava. Allora, la mela cotta, qualche noce, nocciolo, mandorla, se vuole dargli un poco di tè verde, e Manuel va a scuola e domani mattina la dermatite atopica lo lascia in pace. A posto. Grazie per aver chiamato. Buona volontà, signora. Ecco, questa telefonata comunque veramente ci ha fatto fare un passettino più in là a tutti quanti. Perché con i figli a volte... figli o nipoti, ecco, predichiamo bene e razzoliamo male. Ma chi educa con un po' di serietà e severità i bambini, da adulto, quando i ragazzi saranno adulti, ecco, vedrà dei risultati stupendi. Perché proprio... Un'altra telefonata. Da piccoli che si riceve proprio quell'impronta che poi ci segue per tutta la vita. È giustissimo. È lì. Quindi... Piero, ancora al telefono. Va bene. Pronto? Pronto? Buonasera. Mi chiamo Giorgio e chiamo da Piacenza. Sì. Sono affetta da endometriosi e sono in attesa di fare degli accertamenti per vedere cosa poi mi faranno in laparoscopia. Sì. Volevo sapere nel frattempo che tipo di alimentazione mi consiglia il dottor Mozzi di seguire e sentire eventualmente anche il signor Marco Zigliani se c'è qualche accorgimento che mi può dare come naturopata. Io come gruppo sanguigno sono A positivo. Lasciamo il campo a Marco, dai Marco, allora.
No, no, parliamo di alimentazione, sì. Piero, parliamo di alimentazione. Perché l'endometriosi è effettivamente una malattia difficile. Quanti anni ha, signora, lei? Ho 45 anni, ho una produzione esagerata di estrogeni, mi hanno detto. E il gruppo del sangue è gruppo A, Sono A positivo. Gravidanze, parti? Gravidanze due parti spontanee. Sì. E quando è che è comparsa l'endometriosi? Dunque, io l'endometriosi l'ho avuta, penso, fin da ragazza. Me ne sono accorta perché avevo problemi di infertilità e quindi prima di affrontare le gravidanze, per ogni gravidanza, diciamo, ho dovuto affrontare una terapia ormonale. E che colazione fa al mattino, signora? Allora, se devo essere sincera, da qualche settimana che ho iniziato ad eliminare diversi cibi perché mi sono informata, diciamo, sul tipo di dieta che dà il dottor Mozzi, ecco. Sì. Però anni fa mangiavo parecchi yogurt, la mia colazione si basava principalmente su yogurt e cereali e caffè. Sì. E yogurt, guardi, eliminati da anni, latte e derivati del latte sono i principali responsabili di infertilità. Abbiamo fatto una trasmissione, questa qua, proprio sulla fecondità perduta, dove proprio il latte lo considero proprio una delle sostanze che sono causa principale di infertilità e anche di endometriosi, di questa forma infiammatoria che può veramente creare dei seri problemi. Ma non serve nessun intervento, signora, perché tanto il problema si può ripresentare benissimo. Non è con gli interventi che si risolve il problema rimuovendo la causa. E l'endometriosi deve stare attenta ai dolci, agli zuccheri, se poi sono dolci cremosi sono micidiali. Cioccolato al latte, tiramisù, profiterol, gelati, tutte le creme, guardi, sono una cosa micidiale. Però l'endometriosi risente anche dei cereali con il glutine, risente anche dei salumi, nel caso delle persone di gruppo A risente anche delle carni rosse. Risente, è come se fosse una psoriasi che colpisse un organo interno. Mentre la psoriasi è la fortuna delle persone che ce l'hanno, perché tutto quanto viene eliminato all'esterno, invece nel suo caso tutto quanto va a colpire un organo interno. Quindi deve stare attenta. Il consiglio che le do è quello di fare irrigazioni con la calendula, con l'estratto, con la tintura madre di calendula, che se no può fare anche delle irrigazioni, si fa l'infuso con i fiori di calendula, che la calendula sull'apparato genitale è proprio una pianta stupenda, ha poteri antinfiammatori e di ristabilire tutto quanto l'equilibrio dell'endometrio. E a livello ormonale, ma non è che lei produce degli ormoni, è il suo organismo che è sollecitato in modo anomalo dagli alimenti che lei introduce, signora, alimenti sbagliati. Quindi deve rigare decisamente dritta. Ma investa, allora quindi cosa può mangiare? Investa sul pesce, signori, investe sulle cicorie, sui radicchi, sulle scarole, sulle catalogne. Investa sui legumi. I dolci e gli zuccheri, ma anche come dolcificante, lo zucchero stesso, il miele stesso, signora, meno li vede, meglio sta. La sua altezza qual è? Il suo peso qual è? Allora, sono 1,63 per un 63 kg più o meno. Quindi tenga conto che, signora, che ci sono almeno 6 o 7 kg in più del dovuto, Quindi vuol dire che anche lì quello che lei introduce è più di quello che lei smaltisce. Quindi deve metterci un buon impegno. Farei una riflessione anche sul significato un po' della malattia, se vuole. E cioè mi chiederei come mai queste cellule che dovrebbero rimanere a livello dell'endometrio se ne vanno in giro per tutto il corpo. Perché questo è l'endometriosi in sostanza. Sì. E quindi penserei all'utero proprio come organo, no? Che nella donna viene considerato il vero cuore, il secondo cuore o il vero cuore. E quindi tutto il campo emotivo, anche affettivo, come viene considerato.
perché meno lo tengo in considerazione e più questo ha bisogno di espandersi. E quindi farei una riflessione anche in questo senso. Signora, non ha detto che colazione fa adesso però. Non so se è ancora in linea. Non c'è più. No, abbiamo abbandonato. Peccato, sì. Però ha detto diceva che da qualche, sì, da qualche settimana... Ma magari non vorrei che si fosse messa a mangiare torte di mandorle a tutto spiano. Hai... I dolci, quindi quelle famose torte di mandorle, sì, che sì, con l'endometriosi, non solamente latte derivati del latte, ma dolci, zuccheri di ogni tipo, se poi sono combinate con i farinacci sono anche questo, sì, buonissimo croccante. Meno peggio di altri, visto, certo, che non c'è un grammo di colgo farina. Colgo l'occasione, sì, per chiedere, e mi intrufolo tra una telefonata e l'altra, stevia come dolcificante, spero di aver detto il nome giusto, sì, sì, entrerà stevia in commercio presto anche in Europa e in Italia. Sì, no, in Europa c'è ha già degli effetti terapeutici ed è un, sì, potente dolcificante, sì, ma sì, era, sì, proibito da noi prima. Dolcifica, però non si può usare per le, non si può usare per le preparazioni. Tipo, ah no? Uno non può fare un croccante con la stevia. Ma cos'è sta stevia? Io non e lo la so. Stevia è una pianta, un'erba che ha questa caratteristica praticamente, che in Italia è stato proprio vietato. Pare che adesso, da quello che dalle notizie e informazioni che ho, pare che sia adesso consentito. Non si capisce come mai, perché nella vicinissima Svizzera, patria di un sacco di industrie farmaceutiche, era possibile usarli, infatti c'erano persone che andavano e lo acquistavano. Scusami, ma dobbiamo, sì, per forza passare al telefono. È colpa mia. Però colpa il problema mia della stevia è che secondo, pronto, me va bene per dolcificare, ma non va tanto bene, non si può per usare le preparazioni per fare dolci, una torta, per fare un uovo sbattuto, non lo fai con la stevia. Ah, peccato. Era peccato. Quindi. C'è la telefonata, sì. Chiediamo scusa. Pronto? Scusa. Pronto? Sì. Buonasera. Buonasera. Buonasera, signora. Buonasera. Senta, io volevo chiedere al dottor Mozzi dei consigli circa l'insufficienza venosa. Cioè, io ho un problema alla safena in entrambe le gambe e nell'ultima visita che ho fatto dal chirurgo vascolare mi è stato consigliato l'intervento, cominciando dalla gamba sinistra e successivamente pensando anche alla possibilità di intervento sulla destra, perché entrambe le safene sono compromesse, maggiormente la sinistra rispetto alla destra. Io ho spesso dolore alla gamba, mi fa male, la safena è molto evidente, è ingrossata, soprattutto dal ginocchio in giù verso la caviglia. E quello che mi è stato detto è che è opportuno toglierla, in quanto questa vena così poco pervia, così poco continente per quanto riguarda la funzionalità circolatoria, va a rovinare la circolazione anche in altre vene che diventano così sofferenti. Quindi, ma volevo capire... Sì. Lei quanti anni ha, signora? Io ne ho 59. La sua altezza e il suo peso? La mia altezza è 1,73 per 69 kg. Sì. E il suo gruppo del sangue? A positivo. E la colazione mattutina? Ma la colazione mattutina ormai prendo... Ma io ho già parlato con lei a Podenzano, poi, sì, tramite il sito, eccetera. Da dove quindi chiama, signora? Io chiamo dalla provincia di Milano. Quindi è abbastanza vicina. Sì. Deve stare attenta. Beh, la mia colazione, per rispondere alla domanda di prima, sì, uso ormai latte di soia. Sì. Ho eliminato il latte vaccino, uso latte di soia, quindi la colazione prendo caffè con latte di soia. E poi i fiocchi di mais, oppure le cialde di mais con della marmellata ma senza zucchero. Beh, insomma, il problema dell'intervento non è detto che adesso c'è questa circolazione così deficitaria che vada e che poi, se rimane lì così, va a inficiare anche il resto, assolutamente. Anzi, posso interrompere, sì, l'intervento? Chiedo alla signora di avere almeno la pazienza di seguire la nostra prossima trasmissione di Medicina Amica, perché ormai in emodinamica si fanno delle cose meravigliose, perché non bisogna distruggere,
fare lo stripping, cioè delle safene, sì, ma si possono conservare. Quindi, prossima medicina amica, dimostreremo come oggi è veramente superfluo fare l'intervento. Quando, ma si risolve il problema in maniera molto molto naturale. Quando, sì, questa trasmissione? Prossimo martedì. Ah, martedì. Parleremo con il famoso professor Franceschi, mi pare, quindi ci collegheremo con Parigi, ma avremo anche dei medici in studio che lavorano in ambito locale. Chiedo scusa, dottor, sì, Mozzi, sì, le restituisco la linea. Quindi comunque, non si faccia operare subito. No, no, signora, no, tra l'altro, guardi, loro mi hanno già chiamata, no? E io ho temporeggiato perché avevo dei problemi di famiglia, quindi ho temporeggiato, però praticamente sono già in nota per questa cosa, anche se non la sento come una cosa che voglio fare. Ma intanto bisogna cercare proprio di seguire un'alimentazione più che corretta. Quindi attenzione anche ai latticini di capra. E quelli li uso. Appunto, signora, attenzione a quello. Le persone di gruppo A, più che... Quando gli si dice a una persona di gruppo A che possono mangiare dei formaggi di capra al posto dei latticini di vaccini di mucca, ci si buttano facilmente a capofitto. No, signora, che sia una cosa più che saltuaria l'uso di latte di capra derivati dal latte di capra. Decisamente meglio che investa sul pesce, legumi e verdure, sì, signora. Io seguo una dieta, sì, vegetariana, e sì, quindi ho sempre molta, anche l'altra volta l'avevo fatta presente questa, sì, cosa, che non amo mangiare il pesce, non lo mangio, insomma, ma signora, io ormai sono 15 anni che non, signora, che ma ho il pesce, alimentazione vegetariana. Ma con una con un'alimentazione vegetariana, se lei non mangia la carne, non mangia il pesce, mangia, signora, i legumi. Sì, ma non è le proteine che lei può ricavare, dal pesce, sono decisamente più valide rispetto a quelle che sono ricavabili dai legumi. Quindi, signora, il pesce contiene delle sostanze che hanno una forte e potente azione proprio protettiva sui vasi, sia sulle arterie che sulle vene. Io le consiglio di provare, signora, faccio un mese di prova, prova a inserire i vari tipi di pesce che lei, con cui si può trovare meglio, o il tonno, o lo sgombro, o lo spado, o il salmone, o il palombo, o il merluzzo, signora, vede i risultati. E lasci perdere di mangiare spesso e volentieri dei farinacei, perché anche il riso, anche il mais, tendono poi ad appesantire il corpo, signora, a creare ritenzione di liquidi e a creare quindi una condizione per cui tutto quanto la circolazione ne può risentire. E poi ci sono, può farsi ad esempio anche, perché non so se è un discorso solo delle vene il fatto che lei avverta dolore alle gambe, secondo me non è solo un fatto dovuto alle vene, perché le vene in sé per sé non è che siano doloranti o via dicendo, che ha le varici. Invece può essere che magari quando mangia certe sostanze, certi alimenti, si può manifestare in concomitanza con quell'assunzione di quegli alimenti, si possono manifestare dei problemi come dolori a uno o all'altra gamba. Ma può farsi, signore, guardi sul sito mogliazze.it se c'è il come si fa l'impacco di argilla, uh-huh, o l'impacco di ricotta, che lei lo può fare notte tempo, di notte, tenendo tutta la notte la gamba fasciata con quei cataplasmi, o anche solamente fasciando la gamba con un asciugamano da bidet, lo bagna con l'acqua fredda, lo strizza bene e si fascia le gambe. Poi, se ha l'opportunità, che il lavoro glielo permette, che la sua vita glielo permette, a metà mattina e a metà pomeriggio interrompa lo stare in piedi o lo stare seduta, coricandosi, gambe per aria, schiena per terra, signora, in modo da far sì che la circolazione venosa ne sia agevolata e ci sia un ritorno del sangue venoso molto molto migliore. Per cui cammini scalza, ci sono tutta una serie di pratiche. Lei dove abita, signora? In provincia di Milano. A Milano. Si faccia quest'estate un po' di vacanza a Bobbio, che c'è un fiume stupendo che è il Trebbia, e lei ci va a camminare dentro nell'acqua fresca, corrente del Trebbia. Guardi, è una cosa che risana le gambe meglio di tutti gli interventi chirurgici.
Se posso, se posso aggiungere la respirazione, il diaframma, un diaframma che funzioni, perché altrimenti blocca la circolazione, e un buon movimento del piede, perché anche il piede fa da pompa. Certo. Quindi se il piede non si muove non pompa sangue. Camminare in punta di piedi, salire delle scale. Guardi che le hanno dato un sacco di consigli veramente ma preziosi. Ma i cataplasmi di notte, signora, non perde tempo, se li applica la sera, al mattino li toglie, poi si friziona bene con l'acqua fredda e lei vede che, guardi, risolvono delle flebiti, quindi... E ci pensi bene, perché una safena può sempre essere utile. Ma infatti... Antonella. Ecco, posso solo chiedere una cosa? Le calze elastiche. Come? La signora porta le calze elastiche. Sì, da anni. E quindi la muscolatura è ancora più debole, quindi deve lavorare molto sulla muscolatura del polpaccio. La dobbiamo della salutare però. Tanti auguri. Posso solo chiedere se ci sono dei rimedi... È tipo, non so, tinture madri. Tinture madri, cose di questo genere, sì, o pomate che mi possano aiutare. Signora, quelli che agevolano il lavoro del fegato, perché se lì c'è un ristagno di sangue è perché c'è il fegato come a un incrocio, signora, dove c'è una coda, una lunga coda di macchine, perché lì c'è un semaforo bloccato. Quindi c'è il fegato bloccato, signora, e quindi tutta la circolazione degli arti inferiori, che poi il sangue degli arti inferiori deve passare tutto nel fegato, come tutto quello dell'apparato digerente. Quindi cardomariano, bardana, carciofo per quanto riguarda l'attività del fegato, il meliloto come un buon fluidificante del sangue, il ribes nero come protettore vasale, quindi ci sono tante piante che possono servirla. Perfetto. Camminare nel trebbio d'estate in pacchi freddi d'inverno, signora. È la cosa migliore. Benissimo. Che poi l'altra faccia della medaglia delle varici possono essere anche le emorroidi, molte persone ne soffrono, una popolazione veramente vastissima. Ma l'altra faccia. Chi ha programmato per avere il problema le emorroidi ha come dilatazione venosa quella a livello del plesso emorroidario. Chi ha programmato per avere il danno a livello della circolazione venosa delle gambe ha le varici. Tutto lì. Ma lì si tratta, lì è un discorso proprio di stampo genetico, di chi ha questo difetto di fondo, però la causa è l'intossicazione del fegato, per cui il fegato non scarica bene tutto quanto il sangue che gli arriva. Quindi c'è una colonna che ristagna, con la mancanza di attività fisica, di non usare le gambe, di non usare la punta dei piedi, perché usando la punta dei piedi si contrae bene il polpaccio e quindi fa da praticamente da spinta verso l'alto. Beh, tante cose si possono fare, Sì, benissimo. Sì, che c'è, ho visto un cenno prima, pubblicità? Ok, stacco pubblicitario. Eccoci qua, inquadratura su Gianni, perché è lui il centralinista di turno. Sì, a parte quello, e poi devo dirvi che durante gli intervalli pubblicitari qui si discute. No, abbiamo un elenco anche delle patologie più richieste, certo, che vanno dalla circolazione, le gambe senza riposo, gonfiori addominali, polipi alla vescica, prostata, colesterolo, di cui già detto, ipertensioni, dermatiti tante, vitiligine, psoriasi. E poi tutti si chiedono con cosa sostituire il frumento. È la domanda delle domande. Sostituire il frumento. Se uno va in Cina, mangia il riso. Se uno va in India, mangia il riso. Se uno va, non lo so, in Brasile, mangia i fagioli. Se uno va nel nord Europa, sì, ci è arrivato adesso, ma manco sapevano cosa fossero i cereali nel nord Europa, infatti non è mica un caso che siano venuti fuori degli sberloni alti 2 metri, ecco, quei colossi lì il frumento poi non è detto che ci sia bisogno di sostituirlo, poi bisogna vedere che cosa una persona manifesta, perché se una persona tutto sommato è in discreta salute,
non ha grossi problemi circolatori, ossia non ha pressione alta, non ha colesterolo alto, non ha patologie respiratorie, non ha patologie come abbiamo visto la psoriasi. Se non ha ancora compiuto 30 anni, no. Perché dopo i 30? No, perché adesso dopo i 30, ma adesso il problema viene fuori nei bambini, perché adesso sì. tutte le malattie autoimmuni che hanno i bambini, da dove pensate che venga fuori? Che se tragedia, non da questi, tutti questi biscotti potenziati con il glutine, sono tremendi. Tra vaccinazioni, biscotti potenziati col glutine, latte artificiale e poi tutto il futuro dei paesi occidentali è segato in due perché sono tutti malati. Certo, tutti questi yogurtini con la frutta. Tutti i diabetici, i giovani diabetici che sono nei giorni scorsi anche un bambino di pochi mesi col diabete. Ma di pochi mesi. Di pochi mesi? Sì, di pochi mesi col diabete. Cioè appena svezzato ma già lì, col diabete. Ma ancora prima di essere svezzato. Sentiamo Tonella. Per forza, lì sono le maltodestrine presenti nei latte artificiali. Senza parole. Sì, sono... Pronto? Pronto. Buonasera. 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 Sono Roberto da Bergamo, Dalmine. Sì. Era una curiosità più che altro, volevo sapere, cioè io per una forma di devozione mariana, ecco, ho iniziato 5 anni fa un digiuno a pane e acqua il mercoledì e venerdì. Sì. E volevo sapere così a lungo andare, io mi sento bene, sento sì. benissimo, a lungo andare se è una cosa... Che può danneggiare la salute. Ecco. Allora, lei quanti... E poi un'altra curiosità, ho una figlia di 13, 14 anni che adesso come ha iniziato un po' di acne così, la mamma subito allarmata ha cominciato una cura di antibiotico, tetralisal, ecco, forse, non so anche questa se è una cosa giusta. Allora, il gruppo del sangue suo e di sua figlia quali sono? Il mio RH positivo. Gruppo A positivo, lei? Sì. E la figlia? A positivo penso. Beh, per sua figlia l'acne, guardi, latte, yogurt, formaggi, dolci cremosi, cioccolate al latte, salumi e l'acne, guardi, è quasi tutta al 99% racchiuso in quello che le ho detto. E tutto sommato non bisogna soffocare l'acne, perché se si soffoca l'acne, quanti anni ha sua figlia? 14. 14, poi va a finire che i problemi se li trova nelle ovaie. Per cui molto meglio che, come abbiamo detto, per le dermatiti, per la psoriasi, tutto quanto venga fuori sulla pelle. E invece, e lei quanti anni ha invece? Io 47. E gruppo A? E l'altezza e il peso? 1,77 per 84 kg. Allora attenzione a pane e acqua, perché siamo un po' su di peso. Ecco, una volta si diceva sì, in galera pane e acqua, che così poi... quindi ci sono già un discreto numero di chili, non tantissimi, però... Ma io non ho capito, è una giornata di digiuno in due cui giorni, pratica? Due giorni mercoledì e venerdì. E poi bisogna vedere, deve stare all'occhio perché adesso si avvicina ai 50 anni, quindi 50 anni per un maschio può voler dire l'inizio di qualche problematica circolatoria, cardiocircolatoria, quindi pressione che si alza, colesterolo che si alza, glicemia che si alza. Ecco, se non le succede niente, e lei russa di notte? No, a volte, poche volte. Poche volte, guardi quei giorni che mangia pane e acqua e se russa per caso di più. Lo chiede a sua moglie, sì. Perché il pane è speciale, sa, per far russare. Sì. Ecco, e poi comunque se lei si trova bene così, magari il consiglio che le do invece che pane e acqua, magari sarebbe meglio polente e acqua. Ah, oppure forse, solo acqua. Solo acqua, oddio, se uno fa un digiuno, che vuole fare un digiuno, però poi se deve fare, non so qual è la sua attività lavorativa, che lavoro fa, se fa un lavoro abbastanza sedentario, uno ci può stare benissimo. No, beh, operaio, lavoro per quello. Sì, e comunque va bene. Dai, polenta ed acqua. Provi la polenta. Va bene. E poi stia attento, però se le si tappa il naso, se c'ha il respiro un po' appesantito e tutto quanto, se non si forma muco e catarro, e ci sono tutti i vari segnali quando si introducono delle cose che non si tollerano bene. Va bene. Comunque a lungo andare sicuramente il pane le darà
se non è prima sarà poi, sì, certamente può fare bene. All'inizio quando mangiavo il pane dal fornaio uscivano delle eritemi, mentre adesso mangio solo l'azimo, perciò sembra un attimino più pane sano. Polenta, provi. Va bene. Polenta brustolita. Va bene, la ringrazio. Comunque è bellissimo che buonasera abbia questa devozione che rispetti un paio di giorni di digiuno. È bello, è una bella disciplina quella di beh, darsi delle regole. Il digiuno così dipende da quanto uno ne mangia, però, perché no, si comincia il mattino pane acqua, no, pane acqua, pranzo pane acqua e poi ogni spuntino pane acqua. Alla sera, alla fine, uno si mangia un sacco è di vero pane. Anche questo. Già c'era Pannella che faceva i digiuni con i cappuccini e le brioche. E non ci stava bene. Pronto? Pronto, buonasera dottore. Buonasera. Le volevo porre una domanda. Mi dica. Allora, dagli ultimi esami che ho fatto, che li ho fatti più che altro, sono andata per una cosa e ne ho scoperto un'altra. Va bene. Cioè, sono andata per un dolore nel petto e avevo voglia anche di fare degli esami perché volevo sapere che gruppo avevo, perché seguo sempre le sue trasmissioni. Sì. E niente, avevo scoperto e qual è che... E qual è allora il suo gruppo? È lo zero positivo. Va bene. Ecco, comunque, facendo questi esami, la dottoressa mi fa, spero che si siano sbagliati, me li ha fatti rifare. Ma niente, gli esami erano giusti, mi ha mandato subito un padiglione lì, qui vicino a me, un padiglione di immunologia. Sì. Perché ho i globuli bianchi altissimi. Ossia quanto? Adesso sono arrivati a 48 Santo e ne avevo 39, 30, sì. Qui dice 38 puntino, sì. Poi non so se sono 39 milioni, io non so come sono, cioè i rossi ne ho 3 puntino 5, sì. E invece i bianchi dal primo esame erano 38, adesso sì, sono diventati 49 perché me li ha fatti rifare subito ancora dopo 3 mesi, mi fa. E quando è che si è accorta di questo fatto, signora? Mi sono accorta a giugno. A giugno, perché già a giugno erano alti. A giugno erano alti, mi ha mandato subito in questo ospedale qui che c'è questo padiglione apposta che curano queste malattie. E lei assume dei farmaci? Allora, io prendo il Tavor per dormire perché non dormo, dormo pochissimo, e prendo alternato, non lo prendo sempre perché non voglio essere dipendente, siccome soffro un po' di esaurimento, diciamo, depressione. Sì. Ecco. E allora quando proprio mi sento giù depressa così, che mi viene sempre da piangere, penso alle cose brutte, così prendo la mia pastiglietta. Non voglio essere dipendente e prenderla tutti i giorni, perché la dottoressa mi fa, la può prendere anche tutti i giorni. Ma io non voglio essere proprio, anche perché mi metteva una fame che non le dico, ero diventata grassa e meno mi hanno... E di cosa è appassionata lei di più? Di frutta, di dolci o di farinacei? Allora, i dolci mi deve proprio venire la voglia di, sì, mangiare i dolci, quindi, però quindi... non sono una golosa, no, non sono una golosa. Poi seguendo la sua trasmissione ho smesso di mangiare assolutissimamente i formaggi e mi sono trovata bene, avevo dei dolori, ero andata a fare le radiografie alle ginocchia, non muovevo più le ginocchia, mi facevo gli impacchi di quei cataplasma con l'arnica, con l'argilla, le ho provate di tutti, i dolori non se ne andavano. Dopo qualche mese che non mangio più formaggi, miracolo, io non ho più un dolore, va bene. Quindi la sua dieta è veramente... La devo ringraziare. No, c'è da mettere a posto quei globuli rossi e i globuli ma bianchi. Ma quella dei globuli penso che sia una cosa... Io ho tentato di chiamarla, ma cosa però... mangia? Delle cicche, delle caramelle? No, ma assolutissimamente. Niente. No. E che frutta mangia? Adesso mangio molti kiwi. Signora, lasci stare la frutta. Se piange che va una di gruppo zero, mangia tanta frutta, signora va in depressione. Lei, ho sentito che il mio gruppo deve mangiare la carne, ma io la carne... No, lei non ne mangia di sicuro, signora. Non mi va. Con quello che ha, guardi, globuli rossi bassi, globuli bianchi alti, gruppo zero, vuol dire che lei... E ha parlato di depressione, vuol dire che lei mangia, le ho detto, se non dolci e zuccheri, ma per quelli di gruppo zero, sulla depressione ha più... è più importante la frutta che non i dolci e gli zuccheri.
E poi farinacei, signora, quei globuli bianchi lì così, perché poi lì c'è un accenno, poi bisogna vederla, seguirla, siamo proprio in una leucemia cronica. Sì, cronica, che però, infatti, leucemia però, linfatica cronica. Però, signora, si può risolvere. Lei si deve dimenticare anche dei cereali, abbiamo iniziato la trasmissione parlando dei guasti che possono essere causati anche dai cereali senza glutine, infatti anche con il riso può andare incontro a dei problemi. Allora, si sbilanci di più. Beh, intanto lasci stare la frutta, che vedrà che la sua depressione sparisce. Ma mangio qualche kiwi, perché anche signora, per combattere, perché lei dice che gli aranci fanno male, perché io soffio un po'. Ma qualche kiwi al giorno, signora, le possono creare dei problemi al sistema nervoso. Si mangi della cicoria in più, della cicoria belga, della catalogna, mangio tanta verdura, della scarola, ecco, si mangi della zucca, se la trovi. Anche la frutta secca può. Sì. Quella la mangio, ma le soprattutto, noci, le signora, mandorle. Si metta a mangiare della carne in più. Mamma mia, non mi piace la carne. O del pesce in più, signora. Cerco di mangiare del pesce, cerco di mangiare quello, salmone di merluzzo. Salmone crudo con limone, signora. E stia alla larga il più possibile dai cereali tutti quanti, signora. No, ma non ne mangio tanto, mangio solo qualche biscotto integrale. Sì. O le fette biscottate integrali col tè alla mattina. E appunto, signora, lasci stare. Perché prima mangiavo il latte, non mangio più neanche quello, gli yogurt, ho eliminato tutto. Sì, ma signora, con il tè e con i biscotti o le fette integrali si crea dei bei problemi. Non va bene. No. E allora cosa mangio? Al mattino una tazza d'acqua tiepida. E basta. E poi, quella è la colazione e poi tipica del gruppo zero. Glielo dico, signora, e glielo garantisco di persona, che una persona di gruppo zero, appena alzato, è ben difficile che abbia fame. È vero. Ben difficile. È difficilissimo. Se poi lei beve una tazza d'acqua tiepida, per almeno 2 o 3 ore riesce ad andare avanti. Poi scatta la fame. E se in quel momento lì lei si mangia un bel piatto di quinoa ben caldo, che magari ce l'ha già cotto nel frigorifero, si tratta di tirarlo fuori e di farlo riscaldare bene, o un po' di grano saraceno, ma anche, signora, della carne o del peso, se no, signora, anche dei ceci col tonno, anche la farinata di ceci, ce n'ha da mangiare un'infinità di cose. Signora, lasci stare di mangiare il tè, le fette biscottate o i biscotti. Se decide per i biscotti, decida allora di mangiare dei biscotti come quelli di cui abbiamo parlato più volte, tipo i brutti e buoni, però in un caso come questo di globuli bianchi alti, anche lo zucchero, signora, crea dei problemi. Quando si hanno i globuli alti a questi livelli, e guardi che ho visto persone che erano partiti da 40.000 globuli bianchi alti e che sono arrivate ad averne 5.000, come è più che nella norma. Però hanno dovuto togliere dolci, zuccheri e i cereali, e anche la frutta. Non c'entra su una leucemia cronica, non c'entra il latte e i derivati del latte. C'entrano i dolci, gli zuccheri, la frutta e soprattutto i cereali tutti. Se la cava decisamente meglio con quinoa, che non è un vero cereale, se la cava decisamente meglio col grano saraceno, che non è un cereale. Ma se non si decide a mangiare della carne e del pesce, non rimette a posto tutto. Salmone crudo con limone e carne anche cruda, signora. Non faccio il nome di un animale, se no Antonella sobbalza sulla sedia. No, non lo faccia proprio, guardi. È un animale da compagnia, quindi non lo nomini. Pronto? Ma anche un animale da guarigione per qualcuno. Sì. Era già andata. Pronto? 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 No, c'era pronto, da che... un attimo solo. Buonasera. No, un attimo solo, signora. Infatti mi è spiaciuto non aver chiesto che cosa aveva mangiato la signora della telefonata precedente, perché aveva la voce un po' rocca, la voce giù di tono. E però perché anche la voce denuncia quindi, che non siamo in ordine con lo stomaco, Adesso prego a questa telefonata, però. Va bene, dica pure, signora, che l'abbiamo interrotta. Buonasera. Buonasera. Buonasera, io chiamo da Brescia. Sì. Chiamo per conto di mio suocero. Volevo chiedere un parere del dottor Mozzi. Sì. Ascolti, è stato ricoverato 10 giorni fa in ospedale
Lui non ha mai avuto niente per tutta la sua vita, non so neanche dirle il gruppo sanguigno. Allora siamo un po'. Gli hanno trovato una cirrosi multifattoriale, compromessa al 90%. Santo cielo. Le transaminasi che gli avevano fatto erano a posto, sì. Poi il suo medico ha voluto approfondire di più e ha scoperto che aveva questo fegato. Allora, le transaminasi sono a posto, invece la gamma GT com'è? Io purtroppo non ho in mano esami perché c'era tutto l'ospedale. Ho voluto fare io questa telefonata di mia iniziativa per sentire lei se sapeva darmi qualche indicazione oppure se è il caso di venire da lei. Siamo un po' sul vago come indicazioni. Intanto non sa il gruppo del sangue, non sa i valori, dice le transaminasi vanno bene per cui non c'è in fase di... praticamente di intossicazione, ma facilmente se c'è quello ci saranno la gamma GT, la gamma glutamine transpeptidasi che sarà decisamente alta. È un alcolista? Beve vino, beve liquori, beve birra oppure no, magari vino, è di quelli vino, con la cirrosi vino, che non hanno mai bevuto niente? No, vino un bicchiere o due lo beveva. Sì, però poca roba. Sì, non era un alcolista. E lì bisogna vedere, guardi, facilmente signora è una persona che non tollera proprio i cereali col glutine. Quando ci sono delle persone che hanno questi casi anomali di cirrosi, che non sono sostenute dall'uso di alcolici, di alcol, liquori e via dicendo, invece dietro c'è proprio i cereali e soprattutto i cereali col glutine, che caratterizzano proprio questa risposta immunitaria dell'organismo con proprio un livello elevatissimo della gamma GT. Quando uno ha quel valore lì elevato, il medico vede quel responsabile degli esami e gli dice ma lei smetta di bere. E quello le dice ma guardi che io sono astemio. Il che il medico ci rimane lì di sasso perché dice e come? Appunto. Non tollera il glutine e quella persona lì ha come risposta sua caratteristica, come un altro invece può avere un problema polmonare, un altro un problema circolatorio, gli va a colpire il fegato, la distruzione del fegato. Però lì signora, quest'uomo... Ma è a casa oppure... No, è in ospedale, anche perché lui è pieno di acqua. Aveva acqua ai piedi, che poi le gambe e adesso... Allora signora, mangia un sacco di farinacci. Una pancia impressionante di acqua, continuano a estrargli acqua dalla pancia. Mangia un sacco di farinacci. Per cui sarebbe già sufficiente che quell'uomo lì si cibasse con le 4-5 cose che bene o male vanno bene a tutti. O col salmone, o col merluzzo, o con lo sgombro, o anche col tonno. Che si alimenti tra i legumi, con i cannellini o i piselli, che bene o male vanno bene a tutti. Tra le carni, col tacchino, che bene o male va bene a tutti. Con le cicorie, i radicchi, le scarole, le carote, che bene o male vanno, e la catalogna, che vanno e le barbabietole rosse, la verza, che vanno bene a tutti. Signora, basterebbe che facesse 3 giorni così... E il suo organismo si libera da tutti dottore, i liquidi. Dottore, ma i medici gli hanno detto che il suo fegato ormai è compromesso, gli è andato da 1 a 3 mesi. E appunto, signora, e cosa ci vuole provare? Visto che gli hanno dato da 1 a 3 mesi, signora, uno prova. Tre giorni, non si muore di fame. No. Come bevanda che beva, la camomilla, il caffè di cicoria o il tè verde? Meglio il caffè di cicoria. Il problema è che in ospedale adesso sarà alimentato a pasta e formaggio. In ospedale è difficile. No, però, ma in ospedale davvero. possono andare i familiari e gli portano il cibo. Non sarebbe la prima volta, signora, che una persona miracolosamente guarisce. Guardi, mi è successo con una persona di Palermo. Era conciatissimo, l'avevano dato per spacciato, per una forma tumorale. Mi ha contattato il fratello, che vive qua al nord, aveva una forma tumorale all'addome, questa persona giù a Palermo, e gli ho detto che cosa poteva fare questa persona. Andavano in ospedale a portargli il cibo,
Sì. E quest'uomo è in giro per Palermo che se la spassa. I medici ci sono rimasti stupefatti, perché nel giro era di gruppo zero questa persona, con quindi un sistema immunitario che reagisce molto molto velocemente e rapidamente. Signora, i medici sono rimasti stupefatti, perché quest'uomo che lo davano per spacciato aveva risolto tutto quanto. Un altro caso, oramai sono passati diversi anni, questo era il caso di una leucemia, e mi spiace che la signora, non so se in ascolto, che la signora che avrebbe potuto raccontare a Telecolor, anche mantenendo l'anonimato, proprio anche cambiando il nome, ma che almeno raccontasse la sua storia, ricoverata a Lodi per una forma di leucemia acuta, di quelle che praticamente, quando c'è in ballo un adulto, già anche i bambini ci lasciano le penne, ma soprattutto un adulto facilmente ci lascia le penne. L'avevano data per spacciata, ci eravamo visti, mi ricordo che il figlio era venuto, c'era la fiera di Belgioioso Ficinaglia, e venne lì, ne parlammo lì, per lì mi fece vedere un attimo un po' gli esami. Tutti i giorni suo figlio andava in camera sterile con il suo zainetto di nascosto, buttava via il cibo alla madre e gli portava il cibo, e di gruppo zero anche questa donna, che gli aveva preparato lui. Dopo 15 giorni, grande stupore. La signora che era data per praticamente spacciata stava recuperando alla grande. Dopo 40 giorni praticamente non esistevano più cellule tumorali nel sangue. Basta. Però, signora, quel ragazzo lì, quell'uomo lì, andava da sua madre tutti i giorni, due volte al giorno, e gli dava il cibo che era dato. Quindi l'organismo, signora, può fare dei miracoli. Ma il fegato se si rimuove, se si rimuove la causa. Non è mai capitato, guardi, io che a volte quando mi succede con le piante, magari c'è un ramo, e mi è successo, sa, più volte, guardi, delle piante che hanno dei rami, soprattutto poi quando sono state innestate, che spiace, una pianta innestata che si rompe l'innesto, che hanno dei rami che si sono scosciati. Scosciati vuol dire che il rame praticamente non è venuto via del tutto, ma quasi, è rimasto solamente magari un po' di corteccia, e che quelle poi sono delle sfide. Allora lo si prende, lo si avvicina bene bene alla pianta, lo si fascia bene, lo si lega, magari ci si mette un sostegno, e il più delle volte succede il miracolo. Il ramo si riattacca, riparte, e da lì prosegue la pianta, magari chissà quanti frutti. Mi è successo più volte, mi ricordo proprio delle piante che c'era il ramo praticamente a terra. Questo è un messaggio di speranza anche per se non vanno a farli il gruppo del sangue, se non sanno cosa dargli da mangiare. Dottor Mozzi, ma anche se i medici hanno detto che il fegato ormai è compromesso, non ma signora, ma che uomini di poca fede, ma se vanno a Lourdes da Padre Pio o a Mediugorie per avere dei miracoli, siamo in un paese di cattolici, signore, non credo nei miracoli. La natura di miracoli ne può fare un'infinità. Ascolti, quindi, e quel liquido che gli trovano con la pancia? Ma appunto, signora, mangia dei cereali, i cereali sono come le spugne, trattengono liquidi. Gliel'ho detto, signora. Ho capito. Le ho detto, provi a dargli del tacchino, provi a dargli del merluzzo, del salmone, dello sgombro, provi a dargli delle cicorie, del radicchio, della scarola. Provi a dargli della quinoa, e non provi che va bene a tutti quanti, e non il grano saraceno. Via tutti i cereali, via il riso, ma anche via la frutta e invece tanta verdura. E vedrà che i liquidi, signora, come d'incanto, non vengono più prodotti. Il suo organismo è in grado di eliminare. Però se tutti i giorni li danno, o latticini e cereali, signora, il suo organismo si riempie di liquidi. I suoi reni non funzionano delle cose più, folli. La sua linfa non funziona. Ricordo mio padre infartuato, gli hanno portato un piatto di tortelli di ricotta. Sì.
visto con i miei occhi. E poi c'era anche il secondo, non c'era solo quello. Va bene, speriamo che questa signora che è sembrata così premurosa nei confronti del suocero possa far qualcosa, voglia far davvero qualcosa, perché è vero, a volte ci sono delle condanne, ci sono delle sentenze che penso siano proprio impietose, però quasi sempre l'organismo ha questa forza di recupero, questa capacità in sé di riorganizzarsi. Sì, sì, ma infatti se il almeno corpo... se non si è andati proprio oltre, non si è compromesso. Ma proprio se del gli tutto viene data la possibilità, se gli viene data la possibilità, il sistema immunitario cerca di riparare, di porre rimedio, perché questa è la legge della vita, la legge della natura. Se non se si interrompe il percorso sbagliato che porta alla malattia, anche un lembo di corteccia può far riattaccare il ramo. Bene, dottor Mozzi, quindi, abbiamo superato ampiamente il nostro tempo, potremmo anche far saltare tutti i palinsesti, tutte le macchine, veramente mandarle in tilt, ma sentiamo da Carlotta, ci sono state anche un po' di lamentele per chi non è andato in onda, immagino. Sì, però tantissime telefonate, tante dermatiti, un signore disperato che ha 3 anni di pruriti, ha prurito da 3 anni ed è gruppo B. Se può aiutarlo perché... E 3 anni di prurito è qualcosa che mangia tutti i giorni praticamente. Può fare così, se salta una cena, quel signore faceva pane e acqua, che non faccio uno di gruppo B pane e acqua perché sennò salta per aria. Ecco, provi a saltare una cena, non mangiare, praticamente non ha nessun prurito. Già lo vede... Ecco, quella, dopo il problema domani, però incominciare a introdurre qualche alimento. E poi il prurito, ma chi ha i pruriti è fortunato, il prurito è un sensore, è una spia. È la spia del motore che segnala che c'è poco olio nel motore, e che c'è qualcosa che non va nel motore. Queste sono state tra le prime cose che lei ci ha detto, come ad esempio queste tossette dopo mangiato. Questa raucedine, sono tutte cose che ci hanno fatto riflettere, oppure ricordo le mani che tremano dopo mangiato, insomma. Sono tutti segnali comunque importanti. Oh sì, e poi sì, Carlotta... ho avuto il caso di una persona che conosco bene proprio in questi ultimi giorni, che aveva dei tremori alle mani, ma non anziano, del 46, insomma, non è... E diceva, ma i medici mi hanno detto che è causato perché da giovane avevo fatto questa tale malattia e che quindi adesso mi trascino. Ho detto, ma figuriamoci, prova. Aveva cucinato delle verze, e delle foglie di verza, c'era l'acqua bella calda delle verze, ho detto, dai, prova a bere un bel bicchierone di acqua di verza, sarebbe stato meglio la prugna secca, ma non c'era la prugna secca. Ecco, dopo un po' praticamente il prurito era quasi scomparso. Il tremore era scomparso. E lui che continuava, aveva la passione di mangiare delle caramelline, poi l'ho rivisto dopo qualche giorno e ho visto che le mani erano decisamente più ferme. E ho detto, cosa è successo? E dice, non mangio più quelle caramelline. Sai, io le mangiavo perché avevo un po' di raucedine di raspino, sembra che lì per lì passa, ma poi si perpetua. È vero. Il non guaio, per dire, ma quello che c'è nelle caramelle può essere molto guaio, dannoso anche ai nostri bambini. Il guaio bambini, che poi questi tremori oramai sono diffusissimi e la gente si trova poi ad avere delle forme di Parkinson e non sa che ringraziare. E non sa che magari tutto quanto segreto era chiuso nei dolcificanti che sono contenuti in queste... che hanno avuto una diffusione spaventosa. Se andasse a vedere come se la diffusione che ha avuto il Parkinson va di pari passo con la diffusione di queste caramelle dolcificanti, vi dicendo, pari pari. L'incremento di queste corrisponde all'incremento di quella patologia. Benissimo. Carlotta, a chi non abbiamo risposto però avrà tratto beneficio anche dalle telefonate che sono andate in onda, più o meno, insomma, non dico che abbiamo toccato tutte le patologie, per l'amor del cielo, no, però... ma non mancheranno occasioni, altre occasioni. Quella sì, delle gambe cosiddette senza riposo, ne parleremo da dire alla persona che ha telefonato per questa forma così anomala di movimento delle gambe, che chiami nella prossima puntata. Sarà molto che... bella la prossima puntata, accontenterà tante persone. Se avete il telefono da tenerlo, quella di quella
di quella problematica lì, che così proprio ne parliamo lo si può richiamare da parlare. Sì, perché anche questo si sta diffondendo molto, certo. La gente. Siamo proprio al termine, però non voglio perdere, sì, l'occasione pressoché unica di avere con noi Marco Zigliani per quella domanda che anche a me preme al dottor Piero, sì, quella sulle emozioni. Sì. Beh, è l'eterno dilemma, sì, questo, perché il dottor Mozzi punta tantissimo sull'alimentazione, quindi dice che già l'alimentazione incide sul livello emotivo, sul livello mentale, eccetera. Io credo, dal mio punto di vista, che sia opportuno lavorare su più piani contemporaneamente, perché, lo dicevo, l'ho detto prima, molte persone poi chiamano bene perché mi dicono: io non riesco a mangiare in questo modo. Noi siamo legati al cibo, siamo legati ai primi piatti. Togliere il primo piatto sembra un dramma per la maggior parte delle persone. Insomma, sì, va bene, ma poi dipende. Dipende dalle caratteristiche delle persone, poi certamente, poi una persona deve trovare la sua strada, guai a obbligare le persone a fare questo o quest'altro, le persone ci devono arrivare da sé a quello che devono fare. Perché ad esempio per un gruppo, sì, zero, so che è più facile prendere una decisione e applicare, per altri gruppi mi sembra che sia un po' più complesso. Ma dipende molto dalle problematiche che uno ha, dalle patologie che uno ha e dai segnali, dei sensori. Sicuramente una persona di gruppo zero, se c'è da cambiare, dice: bene, c'è da cambiare, cambiamo. Molto più veloce. Ma non solamente a livello alimentare, ma anche a livello sociale, politico, economico. Ecco, si dice: se c'è da cambiare, cambiamo. Però, insomma, le altre persone ci devono andare, magari ci vanno un po' più coi piedi di piombo, e però tutto dipende dallo stato di salute. Tipo, come questa persona di cui, insomma, che ci ha chiamato uh-huh, la parente, ecco, certamente quello lì, se vorrà cavarsela, dovrà fare un cambiamento immediato, rapidissimo. Lì non farsi illusioni, non farsi venire nostalgie e cambiare. Per avere una speranza di cavarsela. Tutto dipende da quello. Poi se uno non ha delle cose particolarmente grandi... No, ma qui siamo sul piano delle motivazioni. Sì, sì. Però a volte si è così agitati che non ci si rende conto di quello che si fa a tavola, di, sì, quello che si manda giù. Sì. E questo dipende ancora dallo stomaco o si può avere anche pensare di vivere dei momenti particolarmente agitati che influiscono negativamente anche sulle nostre capacità di stare a dieta. Lì si tratta di verificare, si tratta di verificarlo, è tutto lì. Il segreto è la verifica. Una persona agitata, ecco, gli si dà da mangiare certe cose e si vede che cosa succede. Una persona calma, gli si dà da mangiare delle cose che si sa che non tolle e magari lì per lì scatta l'agitazione. O scatta l'emozione, come le persone, ad esempio, l'uso della frutta sulle persone del gruppo zero è veramente tremenda per quanto riguarda la forza e l'energia del sistema nervoso, soprattutto nei periodi freddi, invernali. Abbiamo concluso, vi ringraziamo per averci seguito come sempre con attenzione e vi aspettiamo fra un mese. Arrivederci a tutti. Grazie, arrivederci e tante cose belle.